Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Eccomi alle prese con il mio secondo video dei prodotti finiti. E mi sono resa conto che mi piace più parlare delle cose che mi hanno stupito o che mi hanno entusiasmato piuttosto che parlare magari di cose che alla fine non si sono rivelate quello che mi aspettavo, insomma. Ed è il caso di questo prodotto della Nivea, che è un prodotto che ho da tantissimo tempo, non so neanche se lo facciano ancora, ma appena l'ho acquistato mi era piaciuto tantissimo. Praticamente è un gel detergente e appena comprato mi piaceva perché mi dava una sensazione di pulito e mi lasciava la pelle particolarmente, come posso dire, nutrita, ecco. E ho avuto un rapporto di amore e odio con questo prodotto per moltissimo tempo e all'inizio mi è piaciuto tantissimo, poi per un periodo mi dava fastidio, quindi non l'ho usato più, poi me lo sono completamente dimenticato. L'ho ritrovato ultimamente e purtroppo mi ha cambiato colore. Inizialmente era azzurrino, adesso ha preso questa colorazione gialla. Il profumo e sembrerebbe ancora buono, però siccome non mi è piaciuto più ho deciso insomma di buttarlo, anche soprattutto perché ha cambiato colore. E non so se, no, se lo dovessi ritrovare ancora in vendita sicuramente non lo ricomprerei, proprio per questo rapporto amore-odio con questo prodotto. E, altro prodotto che non ricomprerei è questo qui della Secret, che è uno scrub. Questo era una confezione di due scrub, uno al limone e questo qui al pomegranate. Il profumo era buonissimo, però al di là del costo, poi mi ricordo un periodo terrificante, l'ho comprato, l'ho pagato eccessivamente rispetto a quello che valeva, ma poi lascia la pelle molto unta, non mi piace. Poi leggendo gli ingredienti è pieno di paraffina, cioè veramente tantissima. Tra l'altro si può vedere anche dalla confezione vuota questo unticcio, quindi no, assolutamente mi ha veramente molto molto deluso. E non lo ricomprerei. Tra l'altro credo che Secret Mineral from the Deep Sea in realtà abbia anche fatto in tempo a cambiare nome. Quello al limone mi era piaciuto di più rispetto a questo, anche come profumazione. Però no, anche questo non mi è piaciuto e non lo ricomprerei. Altra cosa che non mi è piaciuta e che non ricomprerei se non cambia qualcosa è questo qui, che secondo me è geniale. Perché, come idea di base, perché io odio togliermi lo smalto dalle unghie dei piedi e questo prometteva praticamente di... adesso si è rinfilato dentro... praticamente di togliere... come posso dire? Di senza sporcarsi le mani, semplicemente facendo questo lavoro così sull'unghia e di togliere lo smalto. Non è finito, però questo, che non so come ha fatto a rinfilarsi dentro da solo, questa spugnetta esce da sola e l'ultima volta che l'ho usato mi ha macchiato il pavimento. Fa fatica a togliere lo smalto e mi ha un po' deluso. Ha funzionato benissimo forse le prime due volte che l'ho usato. Però al di là del fatto che si può vedere che è tutto sporco e macchiato, no. A meno che non cambia qualche cosa e non lo dovessero riformulare, allora a quel punto potrei riacquistarlo. Però se resta uguale a questo, no, non lo ricompro. Ah, e poi tra l'altro l'ultima volta che l'ho usato, oltre a macchiarmi il pavimento, mi ha macchiato anche le unghie dei piedi. Quindi, anzi non le unghie, le dita dei piedi, e ci ho messo una vita per riuscire a farle tornare a colore, quindi assolutamente altra cosa che non comprerei. Una cosa che invece mi è piaciuta, ma non ricomprerò per il prezzo e per la difficile reperibilità, è questo shampoo all'olio di argan della Creativa, che io ho acquistato dal parrucchiere.
È stato uno di quegli acquisti, diciamo, che sono stata presa per stanchezza e mi sono ritrovata, ero andata per fare una semplice piega e ho speso un patrimonio perché praticamente ho acquistato questo kit. Insieme a questo c'era un balsamo che ancora non ho finito, che non mi dispiace, e una BB cream per capelli, e anche quella non mi dispiace. Il profumo è buonissimo, però diciamo che non mi ricordo quanto l'ho pagato questo kit, però insomma non penso che ci sia bisogno, insomma, di acquistare questo, perché poi alla fine come shampoo sì, è un buon shampoo, però insomma ce ne sono tanti altri altrettanto validi e meno costosi. E, altra cosa che mi piace sempre tantissimo e che uso da tantissimi anni e che mi dispiace sempre quando finisce è questo qui, l'Advanced Night Repair di Estée Lauder, che mi piace veramente moltissimo. Questo se ne mette una goccia sulla mano, si uniscono le mani e si va ad applicare sul viso. Prima di qualsiasi altra cosa, si può mettere sia la mattina che la sera ed è un validissimo aiuto contro lo smog, il sole, i danni del sole, eccetera, eccetera. Aiuta anche a ricompattare un pochino la pelle. Ed è un prodotto che uso da tantissimo tempo. Questo flacone ce l'ho da più di un anno, l'ho appena finito e lo ricomprerò senz'altro perché comunque. Mi chiedo spesso come sarebbe il mio viso se non utilizzassi questo prodotto. Meglio non scoprirlo e quindi lo ricomprerò. Poi ho provato un campioncino di questo prodotto dell'erbolario e devo essere sincera, la profumazione è buona, anche il tipo di crema ha una buona, come posso dire. Mi dà la sensazione di essere una buona crema, ma il campioncino era troppo piccolo, sono riuscita ad utilizzarla 3 volte e sinceramente non so se che differenza possa fare. Non sono molto brava io a capire dai campioncini se una cosa mi piace, giusto dai profumi posso dirlo, però forse la comprerei per vedere se mi ci trovo bene. Comunque, l'ho usato per 3 sere e una crema filler viso ad azione ricompattante antirughe. Non lo so, sì, potrei provare ad acquistarla per vedere insomma come mi ci trovo. La profumazione è veramente, veramente ottima. Se magari qualcuno usa questa crema e mi sa dire se è valida o meno, dal campioncino diciamo non sono riuscita a capirlo. E altra cosa che mi è piaciuta veramente tantissimo sono queste salviettine, l'acqua di rose della Roberts. Mi piacciono moltissimo perché, a parte la profumazione che non riesco a capire che cosa mi ricordi, però essendo l'acqua di rose è un qualcosa che esiste da tantissimo tempo, può essere che mi ricorda qualcosa della mia infanzia, non lo so, però comunque mi piacciono e struccano molto molto bene e lasciano la pelle morbida, non danno questo effetto di secchezza che invece mi hanno dato queste della Licia, che non. Sì, che quando trovo in offerta le compro perché poi alla fine inizialmente per cominciare a togliere il trucco e poi procedere con l'acqua micellare possono andare bene anche queste, però queste mi seccano un po' il viso, queste invece no, e le trovo spessissimo in offerta dove vado a fare la spesa e mi hanno veramente stupito piacevolmente. Certo, qui non ce ne sono moltissime perché in una confezione non trovo quante, 20, sono solo 20 e queste invece sono 64, quindi come proporzione queste costano sicuramente meno, ma queste sono sicuramente meglio. Quindi quando le ritroverò, le ho ritrovate in offerta, infatti ne ho comprata un'altra confezione, certo se non le trovo in offerta, insomma, però per ora queste sono le mie salviettine struccanti preferite e queste mi piacciono veramente tanto. Altra cosa che mi è piaciuta sono questi dischetti, funzione peeling, lato super morbido ed è vero. Cosa che mi è piaciuta è che sono 100% cotone.
E mi sono resa conto che molti di questi dischetti in realtà non sono 100% cotone, magari contengono delle componenti chimiche, diciamo. E questi invece, questi Cotton Sound Bamboo, mi sono piaciuti. Non sono economicissimi perché io li ho presi in offerta, una confezione acquistata, una confezione regalata da Acqua e Sapone. E quindi li ho pagati un prezzo giusto, diciamo. Non in offerta, sono un po' cari, mi sembra. Non mi ricordo quanto costano, però non lo so. Però se li ritrovo in offerta potrei riacquistarli. Altra cosa che mi è piaciuta veramente tantissimo e che ho già riacquistato in una video precedente, l'ho mostrato, è questo mascara Mega Volume Manga. E mi piace veramente tanto, mi ci sono trovata veramente molto bene e mi piace moltissimo questo scovolino perché mi pettina molto bene le ciglia e e mi dà l'effetto che mi piace a me. Io ho delle ciglia normali e questo mascara me le evidenzia molto. Poi mi piace che non si spezzetta, se ne sta lì buono buono tutto il giorno, fa quello che deve fare, e quindi l'ho trovato in offerta e l'ho ricomprato. E un mascara invece che non mi è piaciuto, e meno male che mi avevano regalato una mini taglia, è questo qui di Clinique. Allora, questo non mi è piaciuto per la semplice ragione che sì, lo scovolino è carino, però non fa niente, nel senso che le pettina, gli dà una leggera colorazione, ma non le infoltisce, non le allunga e non fa nessuno degli effetti che mi piace del mascara. E quindi questo sinceramente non lo acquisterei. Grazie per il gradito omaggio, ma non lo comprerei in full size. Mentre questo, questo di Marc Jacobs, altra mini taglia, questo invece mi è piaciuto e mi piace lo scovolino, che tra l'altro è simile a quello del Clinique, mi piace l'effetto che fa. Un buon mascara, però non lo ricomprerei perché ha un prezzo piuttosto alto e insomma, se possono trovare mascara buoni tanto quanto, non c'è bisogno insomma di prendere questo, però mi è piaciuto, mi ci sono trovata molto bene. Altra cosa che mi è piaciuta di Marc Jacobs, e tra l'altro questo me l'hanno regalato quando ho acquistato questa matita, che ho visto recentemente, volevo ricomprarmela, però costa 22 euro. A me non mi sembra di averla pagata 22 euro questa matita, forse mi ricorderò male. L'ho presa appena uscito Marc Jacobs, c'era qualche offerta lancio, sinceramente non mi ricordo, può anche essere che l'ho pagata 22 euro e non mi ricordo di averla pagata così tanto. E questa è la... che numerazione è? Non lo trovo. Comunque era un bellissimo, bellissimo colore. Questa la utilizzavo sia per l'interno occhio, come punto luce, e mi piaceva veramente tantissimo e l'ho stra usata. Però non la ricomprerò perché secondo me se ne trovano... forse Lunatic era... perché si trovano valide alternative a prezzi decisamente inferiori e a meno che non la dovessi trovare in offerta, allora forse la potrei ricomprare. Comunque questa mi era piaciuta veramente tantissimo. Altra cosa che mi è piaciuta veramente tantissimo è stato il mio compagno d'estate, è questo Complex Rescue, che è un gel, io l'ho preso nella colorazione Natural 5, che praticamente va ad uniformare la pelle come se fosse una BB cream, però è un gel molto fresco che praticamente fa da, come posso dire, anche da gel idratante. E quando ha fatto quel caldo terrificante, io non potendo prendere
sole sul viso, questo fattore protettivo 30, e mi ha aiutato molto, perché praticamente è come se uno non mettesse assolutamente nulla, però mette questo gel che comunque idrata, protegge dai raggi del sole, protegge dallo smog cittadino e lascia la pelle veramente molto molto idratata e uniformata. E questo sicuramente lo ricomprerò la prossima estate. Adesso passerò ai fondotinta che già ho, insomma, voglio finirli. Cosa che non ricomprerei assolutamente è questo, come posso dire, questo eyeliner di Kiko, perché ha questa punta, a parte che ha funzionato bene forse le prime due volte, poi ho continuato a provare a tenerlo, adesso non scrive più, si è proprio seccato, ed è stata una grandissima delusione, perché sulla carta sembrava una cosa veramente ottima, fare un eyeliner in maniera molto veloce, e poi comunque aveva questo tappo che dava l'impressione di essere un tappo salva freschezza, invece poi alla fine... No, mi ha veramente molto deluso, e quindi alla fine è inutile che continuo a tenermelo lì, tanto è inutilizzabile. Sì, forse l'avrò usato due, forse tre volte, però mi ha deluso subito, perché comunque la punta si è storta quasi subito. Facevo veramente fatica ad utilizzarlo, non so se mi è capitato un prodotto fallato a me o se non vale molto. E questo fa parte del periodo in cui compravo ogni tanto cose di Kiko e restavo... delusa. Ultimamente invece mi sta piacendo molto Kiko. E altra cosa che butto e che non sono riuscita mai praticamente ad utilizzare è questa matita waterproof di Yves Rocher, che mi era stata regalata un bel po' di tempo fa, ma è sempre stata, ho sempre fatto fatica ad utilizzarla. Adesso poi è diventata anche secca, quindi se prima riuscivo a tirare fuori qualche cosa, adesso proprio mi farei male all'occhio per cercare di fare una riga. Poi comunque è vecchissima, come si può vedere si è veramente consumata, e quindi ho deciso di buttarla. Una cosa che mi è piaciuta veramente tantissimo è questo qui, Garden Sweet Pea di Yankee Candle, che io tenevo in bagno, che si è purtroppo è finito, ma la cosa che è finito da un bel po', ma continua a profumare e mi piace veramente tantissimo. Questa Garden Sweet Pea è una delle mie profumazioni preferite. Ed è veramente, veramente, a parte che è bellissima la confezione, quindi proprio da arredamento, mi piace veramente tanto, e appena avrò l'occasione voglio riprenderlo, perché poi in bagno mi piace veramente tanto, questo che uno entra in bagno e sente questo profumo, è veramente molto molto piacevole. Di Yankee Candle, una cosa che che un pochino mi ha lasciato perplessa è stata questa tarte di A Child's Wish, no, profumazione A Child's Wish di Yankee Candle, che ho sentita così buonissima, ma bruciata, prima ne ho bruciato un pezzetto e non sentivo nulla, poi ne ho bruciato un altro pezzetto, alla fine l'ho bruciata tutta e io non... il profumo non sono riuscita a sentirlo, quindi sono rimasta un po' perplessa. Ed è la prima profumazione di Yankee Candle che io non riesco ad apprezzare. E sono rimasta un pochino perplessa. Quindi questa qui ovviamente non la ricomprerò. Peccato, perché sentita così era buona. Una cosa che invece secondo me merita, però avevo un... come si dice, un campioncino di questo mascara di Chanel, e il gatto è passato e me l'ha rubato. Ho sentito che giocava con qualche cosa, ho capito alla fine che cos'era, e praticamente era il campioncino di questo mascara di Chanel che mi è piaciuto veramente tantissimo. Questo è un mascara veramente molto costoso, no, molto no, beh sì, forse sì, perché dovrebbe costare intorno a un 25-30 euro, quindi è abbastanza costoso, però questo sinceramente lo comprerei, perché a parte che allunga tantissimo le ciglia, le definisce, le pettina veramente molto molto bene, e
secondo me è un mascara che merita. Penso che sia forse il mio mascara preferito tra gli ultimi che ho provato ultimamente. Mi è dispiaciuto di avere finito il campioncino, mi è dispiaciuto tantissimo che il gatto me l'abbia fatto sparire, chissà dove sarà finito, lo ritroverò, spero. E insomma, questi sono stati i miei prodotti finiti. Ho parlato veramente tantissimo, però avevo diverse cose da mostrare. Spero di essere stata utile e che, insomma, questo tipo di video, che a me piacciono molto, io me li vado proprio cercando, possano essere d'aiuto a qualcuno. E insomma, grazie a tutti per aver visto questo video, per essere passati sul mio canale. Se avete piacere di iscrivervi al mio canale, ne sarei veramente molto contenta, e se vi va, al prossimo video. Ciao a tutti!